due cariche in maniera uniforme, solo che una è spalmata con una carica positiva e l'altro piano è caricato con una carica negativa, ma con lo stesso valore di densità, non so, 10 coulomb al metro quadro, ma uno positivo e l'altro negativo, lo stesso valore sigma, ma di segno opposto. Tre punti e nei tre volumi, perché questi due piani infiniti dividono lo spazio in tre volumi. C'è il volume sopra, il volume in mezzo e il volume sotto. Scegliete a caso tre punti, uno per volume. Il punto 1 è nel volume sopra, il 2 in mezzo e il 3 sotto. Qual è il campo elettrico in questi punti? Facendo tesoro della lezione di adesso, dove abbiamo imparato, cosa stupefacente, che se il piano è infinito il campo elettrico non dipende dalla distanza del punto. Se il piano è caricato positivamente le frecce si allontanano dal piano, se il piano è caricato negativamente le frecce convergono sul piano. Quindi se le frecce, se il piano è positivo le frecce divergono dal piano, se le cariche sono negative le frecce convergono sul piano. Ok? E in questo punto qua ci sono due contributi, uno che viene dal campo, dal piano positivo, uno che viene dal piano negativo. E quindi dobbiamo scrivere. Guardate, ho chiamato questo l'asse Y, tanto per fare quello l'asse X. Scrivete il campo elettrico del punto 1 dovuto alla carica positiva. Dovuta alla carica positiva. Cioè io voglio scrivere prima questo pezzo qui, in giallo, prima questo pezzo qui. Com'è? Allora, in questo punto la freccia è verso l'alto. È verso l'alto la freccia e quindi è nella direzione Y e quindi scriverò che è sigma 0 diviso 2 epsilon 0 nella direzione Y col segno più. Questo è il contributo del piano giallo. Il contributo del piano rosso invece è, siccome il piano rosso è negativo, la freccia è verso il basso, è verso il piano, converge sul piano, ma siccome la sigma 0 del piano rosso è uguale alla sigma 0 del piano negativo, solo di segno opposto, la freccia rossa che devo disegnare qua è esattamente lo stesso modo di questo. Quindi è così. Quindi io scriverò che è uguale a meno sigma 0 2 epsilon 0 U di Y. E come potete vedere, sono andato anche graficamente, che questa freccia e la somma di queste due frecce è 0. E lo vedete qua, no? Cioè è ovvio che questo è uguale a 0. Quindi è il vettore nullo, si intende. Potete capire anche che la stessa cosa vale nel punto 3, no? Nel punto 3, nel punto 3, cosa? Questo è un 3. Avete la freccia gialla che nasce dal piano positivo. E quindi piano positivo, la freccia che dovete disegnare qua diverge dal piano, quindi qua disegnate una freccia gialla, ma verso il basso, ma la freccia gialla che disegnate è esattamente uguale a questa qua, perché la dipendenza dalla distanza non c'è. Quindi questo è così. Quindi questo si scriverà così. Meno sigma 0 2 epsilon 0 U di Y, la freccia è verso il basso. Poi avete bisogno di scrivere la parte rossa. Fatemi fare così, mi piace di più, più bello, sono un po' eccessivo. Ok? Adesso devo disegnare il contributo del piano rosso. Il piano rosso è negativo, quindi la freccia che devo disegnare qua va verso il piano, converge sul piano e ha esattamente lo stesso modulo. E di nuovo, questo e questo hanno esattamente lo stesso modulo, quindi capite che pure questo è il vettore nullo. Invece il punto 2 è interessante perché avete la freccia gialla che diverge dal piano giallo, dal piano... No, così è più facile per me anche parlare. La freccia gialla diverge da questo e ha il solito modulo, perché il modulo non dipende dalla distanza, dovete semplicemente ricordare da quale lato del piano siete. Se siete sopra la freccia gialla alza,
verso l'altro. Se siete sotto, la freccia gialla è nella direzione di meno UY, okay? E la freccia rossa in questo punto converge sul piano, perché il piano è negativo, e quindi dovete prendere la solita freccia, ed è così. E vedete che queste due le ho disegnate e spostate solo per riuscire a distinguerle. Sono tutte e due nello stesso punto, e è evidente che questo e quindi la soluzione è che il campo elettrico tra per punti che sono in mezzo, il punto P2 in particolare, tutti i punti che sono, che sono tra le due piastre è uguale a meno sigma 0 diviso epsilon 0 u di y, ok? Quel meno è semplicemente perché ho chiamato la direzione y verso l'altro, eh? Quindi il campo elettrico risultante è la somma di questi due. Se volete la disegno, ma è evidente che la somma di questi due è una freccia che è così, che è la somma di questi due, in questo punto qua e in questo punto qua la stessa freccia. In questo punto la stessa freccia, e in questo punto la stessa freccia, e in ogni punto tra i due piani ho esattamente lo stesso campo. Invece i punti fuori dal piano, fuori da, cioè per i punti tra i due piani ho lo stesso campo elettrico, uniforme quindi, invece fuori il campo è zero, quindi qua zero, qua zero, e il campo elettrico è confinato qua in mezzo, ok? Ovviamente variazioni su questo esercizio ce ne sono bizzeffe, in cui uno intavola un veloce orale, nel senso che magari la prima domanda che faccio è una domanda un po' un esercizietto, ed è il biglietto di visita. Prima uno deve superare lo scritto, e gli scritti secondo me sono facili. Poi l'orale è un riproporre o lo scritto se la persona non ha fatto brillantemente, quindi c'ha qualche cosa che non va, oppure sono altre... altri scritti o altre domande analoghe date, perché voglio che la persona cominci a parlare, con quale sicurezza lui espone. Poi l'orale nasce spontaneamente, no? Uno dice, ma mi convinca che il campo elettrico è uniforme. Chi è che lo dice? Hai imparato a memoria, me lo sai convincere, eccetera, eccetera. E da lì apre, ma devo invocare la legge di Gauss. Mi dica, cos'è la legge di Gauss? E lui lo scrive e scrive bene. Ah, interessante, quindi ho capito che quell'argomento ho. Allora passiamo all'altro, faccio la legge di Faraday, non sto là a insistere se vedo che va bene, insisto se vedo che scrive la legge di Gauss in maniera inappropriata, allora lì vado a pungolare. Se voi vi esprimete bene, passo ad altro, no? Ogni orale credo che sia così, non so qual è la vostra esperienza di esame. Ormai avete un semestre sulle spalle, alcuni di voi forse seguono, sono già al secondo anno, la seconda volta che lo seguono, non l'hanno mai seguito perché avevano difficoltà con altri esami. Ma variazioni sul tema sono queste. Immaginate avere un piano così, un piano così, un piano così, un piano così, in cui, che so, questo è positivo, questo è negativo, questo è negativo, questo è positivo. Ci sono 5 volumi, 1, 2, 3, 4, 5, ditemi il campo elettrico quei 5 volumi. Fatelo. In questo punto qua dovete disegnare quattro frecce. Non disegnate lo stesso punto perché se dovete minimo di distanza così non si sovrappongono. Questo è un campo positivo, questa è un piastro positivo, la freccia di qua. Questa è negativa, la freccia di là. Questa è negativa, la freccia di là. Questa è positiva, la freccia di qua. Qual è la somma secondo voi? Zero. Qua cosa avete? Avete una freccia positiva che viene da questo, questa è negativa, quindi va così. Ah, scusatemi, questo è positivo, ho già sbagliato, e mi sono stato partito. Questo è positivo, la freccia si allontana, diverge. Questa è negativa, la freccia converge. Questo è negativa, la freccia converge verso il piano. Questo è positiva, la freccia diverge. Cosa vedo? Zero, anche qua. E qua? Qua? Questo punto qui. Questo è positivo, la freccia diverge. Questo è negativo, la freccia converge. Questo è negativo, la freccia converge. Questo è positivo, la freccia diverge.
Cosa vedete? Questi si cancellano, questi no. Quindi avete a sigma 0 diviso epsilon 0. Qua cosa avete? Simmetrico di questo 0. Qua cosa avrete? Un po' di immaginazione, cosa avrete? Ma fatelo, no? Questo è positivo, diverge. Questo è negativo, converge. Questo è negativo, converge. Questo è positivo, diverge. Trac, trac, avete due di questi. Quindi è una freccia che va di là, sigma 0, epsilon 0. Questa è una freccia che va di qua. Quindi questa freccia sono opposte. Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, niente è difficile. Con questa domanda non c'è difficile. Poi io dico, d'accordo, allora mi convinca che il campo è uniforme. Ma se uno sa neanche muoversi qua, è inutile fare domanda, no? Possono un'unità di misura? Allora, scriviamo l'equazione di Maxwell di nuovo, e ogni volta che si scrivono è un motivo di più per avere meno pazienza con voi all'orale. Più le scrivo, più è imperdonabile che voi non le sappiate scrivere. Le scrivo in forma integrale. Allora, in forma integrale abbiamo il flusso del campo elettrico interno epsilon 0. Poi abbiamo la circuitazione del campo elettrico. Poi abbiamo il flusso del campo magnetico. Che è sempre zero. Poi abbiamo la legge di Ampère, Maxwell. Poi c'è la legge di Faber di Lorentz. Allora, prima cosa, in elettrostatica vedremo già martedì che è così, che è equivalente a dire che il campo elettrostatico è irrotazionale. Metteteci pure un ST qua per ricordarvi che un campo elettrostatico non è vero in generale, è vero per i campi elettrostatici. Quindi voi sapete già un sacco di belle cose, che la circuitazione è identicamente zero per qualsiasi curva chiusa C equivale a dire che il rotore è uguale a identicamente zero. Equivale a dire che esiste un campo scalare che indicheremo con la lettera V, è tale che due cose: uno, che il campo elettrostatico è meno il gradiente di V, il segno meno lo mettiamo perché è un corso di fisica, e l'integrale curvilineo da A a B del campo elettrostatico lungo una qualsiasi curva chiusa C, curva, collega due punti, da A a B lungo una qualsiasi curva è uguale a V di A meno V di B, perché A meno B e non B meno A, perché c'è questo segno meno. Tutta la matematica che abbiamo già fatto, questo è l'elettrostatica. Questo campo scalare qua ha un nome in onore di un italiano, ok?
E il campo scalare si chiama il potenziale elettrostatico. Potenziale elettrostatico. Notate la parola statico. Notate la parola statico. Si chiama potenziale. Il motivo per cui si chiama potenziale è perché è la stessa matematica che c'è dietro l'energia potenziale. Ma non è un'energia, ma ha un nome che ricorda lo studente che in fondo è quella matematica là. E nel sistema internazionale V si misura in volt, col simbolo V maiuscolo. Quindi se avete bisogno di scrivere 100 volt, lo scrivete con la V minuscola. Se dovete scrivere specialmente la parola, lo scrivete con la V minuscolo, perché V maiuscolo è la famiglia, d'accordo? Quindi scriverete 100 volt oppure 100 volt. D'accordo? E nel sistema internazionale. Quindi vedete che questo qua cos'è? Questo vi sta dicendo che il campo, per esempio, il campo elettrico nella direzione X è meno la derivata parziale del potenziale elettrostatico rispetto alla coordinata X. E questo vi fa capire perché il campo elettrico, sì, abbiamo capito, c'è la forza di Lorentz, quindi uno potrebbe dire che il campo elettrico uno potrebbe esprimere nel sistema internazionale il campo elettrico in tot newton diviso coulomb. Potrebbe scrivere newton diviso coulomb, ma è molto raro che qualcuno esprima il campo elettrico in quel modo. Quasi sempre la gente esprime il campo elettrico in tot volt su metro, e lo vedete perché volt su metro. Volt su metro, quindi 100 newton su coulomb è uguale a 100 volt su metro. Questo è il modo in cui si esprime il modulo, l'intensità di un campo elettrico, un volt su metro, che è la stessa cosa di dire newton su coulomb. Quindi dovete capire da dove viene volt su metro, volt su metro, volt su metro. Ok? Il B in cosa si esprime? Tanto che dimensioni ha B? B ha dimensioni tali che quando lo moltiplicate per una carica e per una velocità ottenete una forza, ok? Giusto? Allora B nel sistema internazionale, B si misura in Tesla e si scrive con la T maiuscolo. È in onore del signor Tesla, e quindi avete un certo numero di Tesla. Questa è una L. Tesla, che era un gigante, fondamentalmente un ingegnere elettrotecnico, però ha fatto talmente delle cose di punta e di ricerca che è praticamente un fisico. Cioè i fisici amano considerarlo un fisico, gli ingegneri amano chiamarlo un ingegnere. Storicamente lui era un ingegnere, però si è messo a fare non solo brevetti e cose pratiche, ma anche a porsi delle problematiche teoriche. B si misura in Tesla, E si misura in volt su metro. Quali sono le dimensioni di E? Dovreste essere in grado di dirlo. E anzi, quali sono le dimensioni di B? Dovreste essere in grado di dirlo. Per dimensioni intendo non in cosa si misura, ma dimensioni. Ok? Quindi questo è un newton fatto un coulomb, no? Quindi è una forza diviso una carica. Quindi avete una massa, una lunghezza, un tempo alla meno 2, una carica alla meno 1. Cos'è un campo magnetico? Dovete chiedervi che dimensioni ha, in modo di avere una forza. Ma io voglio fare un'altra domanda: che dimensioni ha questo prodotto qua, epsilon 0 per mu 0? Che dimensioni ha? Voi lo sapete già, ma voglio che me lo dimostriate.
perché uno si ricorda, perché l'ho detto in classe o perché si ricorda, che epsilon 0 per mu 0 è uguale a 1 su c quadro. Io voglio che voi mi dimostrate che prese le dimensioni di epsilon 0, prese le dimensioni di mu 0 e moltiplicatele assieme, voi avete la dimensione di qualcosa che è una velocità 1 su una velocità al quadrato. Cioè questo deve avere le dimensioni di un tempo al quadrato lunghezza alla meno 2. Sareste in grado di farlo? Perché no? Perché no? Prendete un foglio di carta volante e mettetevi al lavoro, coraggio. Guardate qua, dov'è che appare l'epsilon 0 mu 0? Per esempio, avete epsilon 0 appare qua, d'accordo? E mu 0 appare qua. Quindi potete anche affrontare questo, deducete le dimensioni di mu 0 da qua, ottenete le dimensioni di epsilon 0 da qua e tiratelo fuori. Oppure, brutalmente, siccome vi sto chiedendo cos'è epsilon mu 0, fate questa, prendete questa e chiedetevi che dimensioni deve avere questo. Allora, ragionate. Io preferisco il modo in cui vi chiedo come sono le dimensioni di questo, qual è la dimensione di questo e poi fate il prodotto. Facciamo questo metodo mio. Però dovete essere in grado di esercitarvi. Coraggio. Domanda d'orale. Le dimensioni di epsilon 0, come vedete qua, sono le dimensioni di una carica diviso le dimensioni di un flusso del campo elettrico. Non voglio introdurre simboli. Ok? Qual è la dimensione di un flusso? Cos'è questa roba qua? Quindi avete la dimensione di Q moltiplicato per la dimensione di E per la dimensione dell'area. Un flusso cos'è? È un campo elettrico. Il flusso del campo elettrico cos'è? È un campo elettrico per un'area. D'accordo? Quindi, questo cos'è? Quindi abbiamo che la dimensione di epsilon 0 è uguale a una carica, d'accordo? Poi abbiamo di un campo elettrico. Ma cos'era un campo elettrico? Un campo elettrico, e dobbiamo affrontarlo, dobbiamo scriverlo giù, è una forza diviso una carica, no? Quindi l'avevo scritto, dov'era? Non mi sembrava di averlo scritto, vabbè. È una massa per lunghezza per un tempo almeno 2, una forza diviso una carica. Questo è, quindi faccio con calma, frac, diviso MLT alla meno 2, carica alla meno 1. Questo è la dimensione di questo. E questo è una lunghezza quadro. E quindi abbiamo già la dimensione di epsilon. Dobbiamo semplicemente evitare di fare errori. Quindi ho la Q va su, quindi ho una massa alla meno 1, ho una lunghezza alla meno 3, ho un tempo al quadrato e ho una carica al quadrato. Siete d'accordo? Dobbiamo arrotolarci le maniche per ottenere la dimensione di questo. Che caldo, eh? Cosa abbiamo qua? Che mu 0, le dimensioni di mu 0 è un flusso del campo magnetico diviso una corrente. Quindi abbiamo, cos'è un flusso del campo magnetico? Un campo magnetico per una, questa è la circuitazione, scusatemi, la dimensione di epsilon 0 è una circuitazione diviso una corrente. Quindi abbiamo la circuitazione, l'ultima analisi, è un campo magnetico per una lunghezza, per una lunghezza, diviso la corrente, diviso la dimensione di una corrente. Ok? Ma cos'è la dimensione di B?
dobbiamo tornare alla legge di, del signor Lawrence. B, la dimensione di B è una forza diviso una carica diviso una velocità. Quindi questo è forza, massa, lunghezza, tempo meno 2 diviso una carica diviso una velocità. Quindi questo è una lunghezza per un tempo a meno 1. Quindi la dimensione di B siete d'accordo? Siete d'accordo? Questa è la dimensione di B, questo qua su. Cos'è la dimensione di una corrente? La dimensione di una corrente è una carica fratto un tempo, giusto? Quindi qua avete, mettiamo i pezzi assieme senza correre perché sono stanco anch'io, spero di non commettere qualche errore, quindi siete, manca la lunghezza, questo qua, diviso questo, che è una corrente, tempo alla meno 1. E quindi ho questo che va via con questo, questo qua su, e quindi ho la massa, la carica alla meno 2 per una lunghezza. Questo è mu 0. E vediamo se mi viene, no? Quindi, epsilon 0 per mu 0, che dimensioni ha? È quello là, che è m alla meno 1. Me lo dettate? Che non c'è un riflesso, non lo vedo qua. M alla meno 1, epsilon. L alla meno 3. Eh? L alla meno 3. L alla meno 3? Che è il quadrato? Quel quadrato. E questo è m q alla meno 2 l. Ha funzionato? Sì, perché ho la m che va via, ho la q che va via, ho una delle l che va via e mi rimane t al quadrato l alla meno 2, cioè è proprio le dimensioni di una 1 su una velocità al quadrato. Allora, non è difficile. È un buon esercizio perché uno ritorna ad usare la legge di Lorentz, a pensare un po', no? Siete d'accordo? Ok, importante che l'abbiamo fatto, perché è una domanda in più che posso fare all'esame. Dove sono? Mamma mia, tanto tempo. Sono andato troppo velocemente. Anzi, quindi immaginate. Silenzio per cortesia, abbiamo ancora mezz'ora, eh. Sarò rapido su questo, mezz'ora è tanto. Finiamo questa, poi vediamo. Io voglio adesso studiare il campo elettrico creato da una distribuzione lineare di carica. Abbiamo fatto la carica puntiforme, la carica sferica, la carica planare. Voglio fare adesso la distribuzione di carica distribuito lungo una linea. Che di nuovo è una linea, è un segmento arbitrariamente grande, un segmento indefinito. Quindi questo è il disegno.
cosa, questo è il disegno. Ovviamente arbitrariamente lungo, deve essere chiaro questo, perché voglio sfruttare la simmetria di che tipo? Simmetria cilindrica qua. Allora, in questo punto qua mi sto chiedendo com'è il campo elettrico. Per lo stesso discorso che abbiamo appena usato col piano, c'è il discorso, io posso pensare alla proiezione ortogonale di questo punto sulla linea. Quindi qual è questo punto? È il punto di minor distanza dal punto prefissato, da questo punto qua. Ok? Si chiama la proiezione ortogonale. Questa carica qua creerà un campo in quella direzione. Immaginiamo che la carica distribuita sul bastone, sull'asta sia positiva. E speriamo e supponiamo anche che la carica sia distribuita in maniera uniforme, ma siccome è una distribuzione lineare, per ricordarmi che è quello, uso un simbolo lambda, quindi lambda è la densità lineare, cioè quanti coulomb al metro, proprio metro di lunghezza. Ok? E voglio che questo, che a priori dipenda da dove si è sulla retta, io voglio che sia una costante. D'accordo? Quindi ho una densità di carica lineare uniforme lungo questa retta. Supponete che sia positiva. Quindi il campo elettrico in questo punto se ne va in questa direzione. Ma c'è il gemello? Stesso discorso, quindi andrò molto più rapidamente. Riuscite a capire, spero, che il campo elettrico sarà perpendicolare al filo. Stesso tipo di discorso. Allora, che tipo di superficie di Gauss userò? Voglio studiare il campo elettrico sfruttando la legge di Gauss e delle proprietà di simmetria. Invoco delle proprietà di simmetria. Allora, la superficie di Gauss che voglio usare è sia una lattina di Coca-Cola, non una scatola, non una chitarra, non un triangolo, ma veramente una lattina di Coca-Cola. Ma la metto in che modo? La metto così. Tutti i punti che sono sul lato della latina hanno la stessa distanza dal filo. Visto nel piano trasverso, se questo è il filo e questa è la mia latina di Gauss, non la latina di Gauss, la latina di Gauss, io so che il campo qua è radiale e avrà tutti i punti su questa, sulla superficie, sul lato, adesso è il lato cilindrico che mi darà tutte le frecce sul lato cilindrico sono disposte così, perché io so che il campo elettrico qui è radiale e questo punto alla stessa distanza avrà la stessa freccia, direzione opposta si intende, certo che hanno direzioni opposte, ma hanno tutte lo stesso modulo, cosa che sto rappresentando tirando una per legare assieme le punte, ok? Quindi ho il campo elettrico che sta divergendo dal filo e ogni campo elettrico è perpendicolare al filo. Quindi adesso se io faccio il mio calcolo dell'integrale attraverso la latina di Gauss, io ho tre contributi. Dal tappo a sinistra, dal tappo a destra e dalla parte cilindrica. Notate che la superficie di Gauss non è un quadrato. Perché non può essere un quadrato? Perché avrà i punti che hanno distanze diverse. Deve essere di sezione circolare. Questa non va bene. Questa sì. Perché questa non va bene? Perché questa è quella giusta? Ok? Siate pronti ad argomentare. Potreste anche dire, ma professore, non faccio, non è ovvio. Io sarò felice della vostra sicurezza e passiamo ad altro. Se vedo la persona sbiancare... Allora, tappo a sinistra, tappo a destra,
lato come la chiamiamo? Lato cilindrico. Quindi ho tappo sinistra più tappo destra più lati o lato cilindrico. Allora, cos'è un flusso? Maledizione! Dovete prendere i vettorini di area e orientarli da dentro verso fuori. Allora, questo è un elemento di area da dentro verso fuori. Questo è un elemento d'aria da dentro verso fuori. Questo è un elemento d'aria da dentro verso fuori. Questo è un elemento d'aria da dentro verso fuori. Il tappo, trac, trac, fu qua. Perché il campo elettrico è a 90 gradi. Perché il campo elettrico è a 90 gradi. Tutti i punti sul lato hanno la stessa distanza. Quindi io riesco molto rapidamente a scrivere, lo scrivo qua, nuvola di gesso. Latina, gas. Ha due valori, uno è fisica, l'altro è matematica, ispirato alla simmetria, che in questo caso è una simmetria cilindrica. La fisica vi dice che questo è uguale a la carica interna diviso epsilon 0. Ma qual è la carica interna? La carica interna la facciamo in arancione, è questa. Questa è la carica interna. È la carica che c'è nel filo lungo questa la lunghezza della latina. Quanto è lungo la latina? Come lo scriviamo? L è la lunghezza della latina. E tanto l'area, chi se ne frega dell'area dei tappi, perché tanto i tappi non contribuiscono, non mi pare. Però l'area ci interessa un po' indirettamente, perché dobbiamo decidere qual è il raggio di questa latina. Come la chiamiamo? Facciamo D per distanza dei punti, ok? Quindi in un certo senso l'area del tappo, anche se non ci interessa, la sappiamo cos'è, è pi greco di mezzi. Quindi D è la distanza del punto che io sto considerando. Costruisco una latina di raggio D, di una certa lunghezza L, d'accordo? Quindi la distanza D è la distanza dei punti del lato della latina. Quindi io sto cercando di capire quanto vale il campo elettrico alla distanza D, d'accordo? Quindi la carica interna è uguale a questa carica qui. Ma questa carica qui quant'è? La carica interna è uguale a lambda 0 per L, dove L è la lunghezza della latina. E lambda 0 è quanti coulomb al metro io ho su questo benedetto filo. Quindi questo io so cos'è, è 1 su epsilon 0, lambda 0 L. Ma adesso la matematica ispirata alla simmetria mi dice un'altra cosa, che questo è uguale. I tappi non contribuiscono, mi contribuisce solo il lato esterno, quindi è il valore comune di tutti i punti sul lato per la superficie del cilindro, scusi i tappi, quindi ho il valore comune alla distanza di tutti i punti che hanno la distanza D per la superficie del cilindro. E qual è la superficie di un cilindro? È la circonferenza moltiplicato per la lunghezza, no? Quindi è 2 pi greco r per L, giusto? Quindi è 2 pi greco r per L. Questa qua è la superficie del cilindro, vedete che è in metri quadri, r per L. E concludo eguagliando questi due, che il campo elettrico alla distanza D, guardate, ho la L che è arbitrario, non entra esplicitamente, e vedete che è uguale a lambda, facciamo così, 1 su 2 pi greco epsilon 0
lambda 0 diviso r, giusto? E questo è interessante, anche questo è un po' stupefacente, forse esagerato. No, non è poi così stupito, non è così anzi è soddisfatto. Perché è soddisfatto? Perché quando la carica è puntiforme, il campo elettrico dipende dalla distanza in 1 sulla distanza al quadrato. Qua, oppure anche sferico per quello, quando siete fuori dalla sfera si prende. Quando avete un filo, avete che il campo elettrico dipende dalla distanza del punto dal filo, come 1 sulla distanza. Facciamo così, usiamo la stessa notazione, ok? Questo è un punto, questo è un filo, una retta, e abbiamo anche il piano. E qua il campo elettrico funziona a distanza, non dipende per niente dalla distanza. Quindi, anzi, facciamo così, cioè, per non scriverlo esplicitamente, è costante. Quindi non dipende dalla distanza. E notate una progressione qua, no? Questa è simmetria sferica. Mettiamo anche le simmetrie. Ah no, dai, sì, possiamo dire parole. Questa è simmetria sferica, questa è simmetria cilindrica e questa è una specie di simmetria per traslazione, cioè qualsiasi punto lunghipiano è uguale. Vedete? Qua uno sulla distanza quadrata, uno sulla distanza, quindi qua la potenza è la potenza a distanza meno 2, distanza meno 1 e questa distanza alla 0, è una costante. Vedete? Carina questa progressione. Dove sono? Vedete che riuscivo a farlo rapidamente. E vorrei che faceste da soli. Oddio, oh no! No pain, no gain. Sì, fammi male. Sapreste far questo? Se questo è la distanza dal filo, e questo è il campo elettrico in funzione della distanza del filo, e questo è il raggio del filo, per punti esterni va giù 1 su R. Per punti proprio sull'asse vale 0. Come andrà da qua a qua? Convincetevi che ci va linearmente. Convincetevi che ci va linearmente. Fate il conto. Perché potrei chiedervi come va se la dipendenza è una cosa del genere. Quindi per punti esterni sta andando così. Perché qual è la carica interna? Se questa è la sezione del filo visto appunto dal taglio trasversale, e questo quindi è l'asse del filo, immaginate una latina di Gauss che è messa così. Quindi dovete vedere l'analogia tra questi esercizi. Questo è la vostra, è il vostro filo, e questa qua invece è la sezione della latina di Gauss, e ovviamente il flusso attraverso la superficie, questa è la superficie di Gauss, il flusso attraverso questa superficie tutti sanno cos'è. E il flusso è uguale a Q interno fratto epsilon 0. Ma quant'è il Q interno? Il Q interno lo disegno in arancione, è questa roba qua. Se questa è la vostra latina di Gauss, se questa è la vostra latina di Gauss, la latina di Gauss racchiude quella carica che è all'interno della latina di Gauss. E quanto è?
Quindi il volume qua, questa faccia qua è l'area, questa area qua è pi greco r quadro, moltiplico per l, questo è il volume. Poi lo moltiplico per ρ0 per conoscere la carica, quindi la carica interna, la carica interna è ρ0 per quello. Siete d'accordo? Sì! Quindi questa la sapete, questa è ρ0 pi greco r quadro l diviso epsilon 0. Questo è fisica, fisica. Ma matematica? Matematica. Qual è? Questa è la stessa storia di prima. Avete il campo elettrico alla distanza d per il flusso per la superficie della latina, che è quello utile. Non certo sono i tappi, ma sono è la parte cilindrica. Perché il campo elettrico qua sarà sempre, vedi che sto anche facendo l'esercizio, mannaggia, meglio, meglio, che non ho domande in più da fare all'orale. Questo è il campo elettrico, è sempre radiale, quindi questo è il volume comune per l'area, della, per la superficie della parte cilindrica. E la parte cilindrica cos'è? È 2 pi greco r per l. Quindi qual è il valore? Avete E di D. Vediamo se mi viene, perché non volevo farlo, ma alla fine... Quindi avete il pi greco che se va via, questo pi greco va via con questo R va via con questo, ah, vedete? Questo L va via con quell'L, e avete che E di D è uguale, è proporzionale all'R, l'ho dimostrato! Facile, se uno ha le idee chiare, fatele queste qua! Abbiamo fatto tra l'altro ieri e oggi la legge di Gauss applicata a distribuzioni di cariche molto popolari tra i docenti, perché sono i casi con cui si fanno gli orari. Carica puntiforme, la sferica, la sfera uniforme, la linea, il piano infinito, due piani infiniti, quattro piani. Va bene, ci vediamo la prossima settimana.